nel Duomo di Alessandria questa mattina alle 11 i funerali di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco che nella notte tra lunedì e martedì sono morti a Quarniento nell'esplosione che ha distrutto una cascina. In concomitanza con le esequie dei tre eroi, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso ha osservato un minuto di raccoglimento. Il messaggio è che purtroppo i vigili del fuoco fanno il loro lavoro e non viene sempre spesso considerato come pericoloso, perché è un lavoro ormai comunemente accettato e invece sono insiti nel mestiere pericoli immensi, perché l'opportunità e diciamo, il campo di impiego è ampissimo. Nella circostanza non è mancato il sostegno di chi con grande rischio tutti i giorni garantisce la sicurezza della popolazione. Proprio come i vigili del fuoco, nel piazzale della caserma i rappresentanti di polizia, carabinieri e finanza. Un pensiero forte va anche alle famiglie, ai parenti dei colleghi che non ci sono più. Esatto, questo è il segnale che vogliamo dare, appunto, sottolineare che anche il mestiere di vigile del fuoco è un mestiere pericoloso purtroppo e lo sta diventando. Oggi se leggevo addirittura anche a Bologna sono stati due feriti di vigile del fuoco in un intervento, e quindi è un continuo, ormai è diventato veramente un piccolo problema che dovremo cercare di affrontare, cercare di sottolineare e studiare meglio.